Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Icaro Rubicone, siete in compagnia della Vale buonasera. E di Dibla. Sì, buonasera, buonasera a tutti, adesso sì mi sento un pochino meglio, avevo piccoli problemi di audio. Buonasera e benvenuti anche a tutti gli ascoltatori di Icaro TV che sono in collegamento in questo momento. Benvenuti qua da Piazza Borghese di Savignano sul Rubicone per quella che è la settima edizione di Una Musica Può Fare. Bene, Daniele, ti dimmi, posso chiamare Valentina, Daniele? No, sì, mi piace chiamami, Daniele, perché chiamami. Nessuno so che ti chiama Daniele. Mia mamma mi chiama Daniele. Ti chiama ancora Daniele, sì, pensavo sì, che ti chiamasse Dibla. Mio babbo invece mi fa Oh, vabbè, ma perché, quello è un classico. Perché è bello, sì, sì. Quello è un classico. Vuoi spiegare un po' ai nostri ascoltatori e ai nostri telespettatori cos'è certo, Una Musica Può Fare? Come vedete dalle immagini la piazza è gremita, si sta riempiendo piano piano. Una Musica Può Fare è una manifestazione che appunto si svolge da 7 anni tra Savignano e San Mauro Pascoli. Nelle varie piazze. Ma sono cose belle queste. Prove tecniche, si stanno. Dicevo appunto, la settima edizione di Una Musica Può Fare, manifestazione che viene fatta dai ragazzi delle parrocchie di San Mauro Pascoli e Savignano, sono esattamente 5 parrocchie, e tutti questi ragazzi si mettono insieme in musica, trattano argomenti di vario genere. L'argomento di questa sera è la ricostruzione post terremoto, visto che l'anno scorso nella edizione che c'è stata di sto periodo, mi sembra, sì, sempre a metà giugno a San Mauro Pascoli, si è parlato appunto del terremoto e l'incasso della serata è andato a un'associazione che poi verrà presentata sul palco. Sì. Adesso stanno partendo i ragazzi con una canzone, infatti l'argomento di questa sera è ricostruire. Io ci sto, è la canzone. Buon ascolto. Per un mondo che vinca contro la guerra e la morte, per un futuro migliore, ma non solo per me, dove nessuno è nemico. Pace e libertà, io ci sto. Ci metto la faccia, ci metto.
applauso più lungo. Cominciamo bene questa nostra settima edizione di Una Musica Può Fare. Allora, bravissimi, abbiamo incominciato questa serata con una canzone cantata da tutti i ragazzi, esatto, che poi canteranno durante la serata altri brani. E in sostanza sono altri 14 brani. Sì, altri brani, e sottolineiamo che prevale il cantautorato italiano, perché il motivo è passare sempre un messaggio positivo che i ragazzi cantano per farlo da arrivare ad altri, perché attraverso la musica è un mezzo potente per fare arrivare i messaggi. I ragazzi puntano molto su questo ed è una cosa veramente veramente bella, anche perché fortunatamente insomma la musica c'è rimasta ancora, esatto. E per il momento non siamo censurati nonostante tutto. E sul palco i due presentatori che stanno spiegando quello che sarà appunto la serata, Eddie e Ole, esatto. Sì, vedi, sono informatissima. Brava. Li ho conosciuti personalmente, quindi so insomma che personaggi sono, quindi ci riserveranno anche un po' di sorprese. E comunque, ecco, quello che volevo dire prima, insomma, la canzone è stata cantata e suonata direttamente da loro, non avevano basi. Esatto, quello che sarà per tutta la manifestazione, i ragazzi suoneranno e canteranno tutto dal vivo, sono loro che faranno tutto quanto, si occuperanno di intrattenere il pubblico qui presente, sempre per il nobile scopo che è il messaggio appunto di questa serata, che è ricostruire. Ma allora guarda, piazza che sempre di più, tra l'altro. Certo. Quindi voi che ci state ascoltando magari in macchina, oppure voi che siete a casa, non state a casa, ma venite, è talmente caldo, venite qui in piazza Borghese a Savignano, perché lo spettacolo ne vale la pena, si sta veramente bene, è freschino, ci sono anche tanti bei prodotti del mercatino eco e solidale, birre artigianali e quant'altro, quindi c'è anche del cibo, ho visto che poi comunque vi invitiamo a venire qui. Invitiamo a venire qui. Anche a trovarci con del cibo, comunque. Esatto, nel caso. Ascolta, io visto che ancora stanno un po' presentando, volevo ricordare ai nostri ascoltatori e ai nostri telespettatori che se vogliono contattare e Una Musica Può Fare, insomma, essere in diretta con gli organizzatori, eccetera, possono intanto andare su Facebook, su UMPF e su Twitter, esatto, oppure proprio su Una Musica Può Fare, cercare sulla fanpage. Ricordate il logo UMPF, lasciamo la linea al palco, a dopo. Per davvero tanto tempo, già da gennaio, febbraio abbiamo cominciato a vederci, è un percorso molto lungo quello che ci ha portato qua questa sera. 15 canzoni, quelle che ascolteremo su questo palco questa sera, canzoni italiane, e magari che conoscete già, che non conoscete, e che spero possano farvi passare una piacevole serata. Un progetto è quello, il progetto di costruire. E vedete Omini Lego, poi vi spiegheremo qual è il significato di questo nostro progetto, e direi che possiamo andare avanti. Sì, possiamo spiegarvi velocemente quindi come si svolgerà questa nostra settima edizione di Una Musica Può Fare. Ovviamente il protagonista sarà la musica, sullo sfondo verranno passati anche alcuni video per aiutarci a passare il nostro messaggio che vogliamo passarvi. Inoltre, come tutti gli anni, potete comunicare direttamente con noi tramite SMS, e inoltre abbiamo anche nuove tecnologie, grazie anche al wifi gratuito che dovrebbe esserci qui in piazza, potete usare l'hashtag UMF per comunicare direttamente tramite Twitter o Facebook. Ma ora lasciamo la parola alla musica, Ole. Direi che è ora di partire con la musica. Vedete tante persone sul palco. Abbiamo alla chitarra elettrica Damiano, alla chitarra acustica Sauro, alla batteria Daniela, al basso Lorenzo. Cantano Siamo Tutti Là Fuori, Cristina e Laura. Un applauso! Come dentro a me un gran bel vino siamo.
ci va, che posto non ce n'è e non c'è modo di parcheggiare l'anima. Si va in un pub e basta un po' di birra e musica per non sentirci soli mai. Bravissimi. Siamo tutti là fuori, noi siamo tutti qua fuori, qua a Piazza Borghese di Savignano sul Rubicone. Ma che bravi. La settima edizione. Potete andare avanti con gli applausi. Una musica può fare. Ma guarda, veramente bravi, ottimi. Bravi, bravi. Siamo partiti veramente bene, la piazza si sta riempiendo sempre di più. Voi che ci state ascoltando su 90 FM, voi che ci state guardando su www.radioicarorubicone.it, voi che ci state guardando su www.rubicone.tv, ma soprattutto voi che ci state guardando su Icaro TV, venite, non state a casa, venite qua in Piazza Borghese perché il divertimento è assicurato, giusto? Sì, direi proprio di sì. Poi ci siamo noi anche, esatto. Insomma, ad allietare. Ne approfittiamo. Comunque veramente, veramente preparati, veramente bravi, bravissimi musicisti, bravissimi cantanti. Lasciamo la linea al palco perché ci stanno raccontando come contattarci. Esatto, fatelo. Ed inoltre potete condividere il vostro pensiero attraverso le nostre pagine dei social network, tramite Facebook mettendo mi piace sulla pagina di Una Musica Può Fare e tramite Twitter con l'hashtag UMF. Ma ora lasciamo di nuovo la parola alla musica. Vi presentiamo al basso Marco detto Modo, alle tastiere Stefano detto Mino, alla chitarra elettrica Stefano e Gianni, e cantano Emanuele e Matteo. Tribù Savignano, noi vi amiamo. Le mani. Insieme. Ancora. Non mi sentiamo. Sento colpi
immergersi nella mischia, sei come un treno che viaggia senza orario. Questa è la tua strada, stare fuori o darci dentro, vuoi restare e giuri di non cascarci mai, mai più. Lo senti il profumo, libera, libera la tua mente prima che si liberi di te, libera sopra quei giganti come segni su. Bravi! Hanno fatto ballare però praticamente tutta Piazza Borghesi. Esatto, quindi... esatto. Piazza Borghesi impazzita, che balla, che salta. Grazie ai ragazzi di OMPF. Coinvolgenti veramente. Ricordiamo il numero di telefono. Potete scrivere ai ragazzi, voi che siete a casa, che non volete venire qua, però dovete farlo. Venite qua perché ne vale la pena. Però se siete a casa, vi state divertendo, state guardando questa manifestazione, mandate un SMS al 331-8400-403. Manderete un messaggio che verrà proiettato nel maxi schermo, qui verrà letto dai ragazzi e sarà una cosa molto bella perché potete interagire con loro, anche se siete da casa, non siete qui fisicamente, potete farlo però, fatelo perché ne vale la pena, la manifestazione è veramente bella, siamo partiti veramente bene. E basta. Ciao Dibla, ci sono anch'io. Di solito sono io la chiacchierona, invece mi hanno affiancato a te, purtroppo è quello che è. E, sembra che ci stia spiegando dal palco Eddie il perché della come icone, insomma, abbiano scelto gli omini Lego. Tu lo sai perché? Ma perché praticamente sono loro rappresentati in forma Lego, praticamente sono i ragazzi protagonisti. Ah sì? Bello! Credo di sì. Però potremmo farci rappresentare anche a noi in formato Lego, sarebbe bellino, dai. Oddio, io sono difficile da riprodurre, poi tutta gialla, Simpson, vabbè, quella è la mia faccia. Tra l'altro, per chi ci sta ascoltando da casa, che magari si sta raggiungendo qua in piazza, ricordiamo che c'è anche lo stand con le magliette di MPF che vendono ai ragazzi, così si possono anche un po' autofinanziare, perché non è una manifestazione semplice da costruire con due robe. Eh sì, adesso comunque abbiamo già la quarta canzone sul palco con due cantanti, Eugenia e Cristina, e infatti ce lo sta raccontando anche Eddie, la canzone è appunto Costruire, e ce la spiegano. Adesso lasciamo la linea al palco e sentiamo cosa hanno da dirci. Perfetto. Dunque, Costruire,
grazie. Se noi andiamo, cioè cerchiamo su Google la parola costruire, vi viene fuori questo. Ci sia stata un'intera sera sopra. Costruire un robot, costruire un pannello solare, bello, costruire il laterizio, costruire un aeroplanino. Sul vocabolario invece dice costruire, due punti, ideare, eseguire, fabbricare un manufatto, edificare opere in muratura, farsi castelli in aria, sognare, inventare e comporre un'opera, fondare qualcosa, edificare qualcosa. Beh, in effetti costruiamo continuamente. Pensateci, l'uomo non è fatto per stare fermo. Ideiamo, sogniamo e inventiamo senza sosta. E tentiamo di edificare, continuamente. Facciamo progetti, prospettive e soprattutto castelli in aria su tutto. Consegniamo un curriculum immaginandoci già in divisa da lavoro, per esempio. O per esempio, ci innamoriamo di una persona vedendola già al nostro fianco, nella cucina del nostro piccolo appartamento. Prendiamo casa con la prospettiva di arredarla e mantenerla come da catalogo. O sempre, ad esempio, prendiamo un cane, meravigliandoci poi se si rivela fifone come Scooby-Doo e non intraprendente come Rin Tin Tin. Consideriamo la nostra vita passata come scandita in intervalli da esperienze, già sapendo che quelle che si ripeteranno saranno certamente migliori o peggiori delle precedenti. A volte ci concediamo seconde occasioni laddove in realtà sapremmo di non meritarcele e ce le precludiamo quando potremmo tentare se non fosse per le paure che prendono d'assalto la nostra autostima. E quando raccogliamo quel coraggio che ci serve, allora siamo pronti per prendere in mano la nostra vita e agire, eseguire, edificare qualcosa. Ma vogliamo farlo alle nostre condizioni, vedendoci protagonisti di un film già visto e di cui conosciamo già il finale. Il finale? Beh, sì. Ma la vita non è un film. Non ha una scenografia ben delineata, una sceneggiatura pensata e ad effetto. L'effetto è in mano nostra. L'effetto della nostra vita siamo noi. Pensate, siamo qui, ora, e con un futuro da inventare e scrivere. Un futuro da costruire. Giorno è silenziosamente costruire e costruire a sapere e poter rinunciare alla perfezione. Ogni storia ricordi solo la sua conclusione.
Costruire. Quell'abbraccio dei due cantanti veramente, veramente, veramente brave. Sì, emozionante anche. Molto Posso emozionante. Dire una cosa? A parte che è tutto molto bello, do il benvenuto, se qualcuno magari si fosse collegato in questo momento qui con noi su Icaro TV oppure su 90 FM di Radio Icaro Rubicone, oppure se sta seguendo sullo streaming di www.radioicarorubicone.it. Benvenuti, noi siamo qua in Piazza Borghese a Savignano per la 7ª edizione di Una Musica Può Fare. Siamo Dibla e La Vale. E La Vale, esatto. No, perché poi magari no, sì, perché guarda, ci sia solo tu, per fortuna tanto, ci vedono e vedono che siamo in due. Coppia inedita, già mi piace. Vero, sì, no, però tu parli troppo per i miei gusti. Sì, parlo troppo. Sì. Ricordiamo, volevo dirti una cosa, esatto, scusami, sì, perché sì, se no mi dimentico. Abbiamo scoperto che sì, possono farci una caricatura di noi stessi in tenuta Lego. Esatto, come quelli che si trovano sul palco, tra l'altro. Sì, esatto, e ce lo fa la Jeanette sotto il palco al costo di 3 euro, io te lo dico. E ricordiamo che tutto il ricavato della serata andrà in beneficenza all'associazione La Luzzola. La Luzzola. Sì. Non so cosa sta succedendo, stanno tutti applaudendo qua. Perché io ho dato due suggerimenti al conduttore, quindi penso che, sai, ha fatto sfoggio delle tue battute. Un presentatore, certo, bravo come me. Ah, chiaro. Consigli. Chiaramente. Però vedo che comunque sono già pronti per andare a cantare ancora, esatto, un'altra canzone. Velocemente, ricordo soltanto una cosa, che tutto il ricavato appunto della serata andrà all'associazione La Luzzola di Modena, che sarà qui presente questa sera. Poi ne parleremo dopo. Sì. Certo, ne parleranno i ragazzi sul palco. Lasciamo la linea loro. Sì. L'unica è sempre più grande. Vi amiamo. Beh, direi che l'emozione deve per forza quindi andare avanti con la prossima canzone. Troviamo in postazione Alberto, che si è aggiunto ai nostri strumentisti, e cantano Rebecca e Angela, Vuoto a perdere. Vai! Come mai?
questa, senza neanche accorgermene. Becca e Angela ci hanno cantato Vuoto a perdere, aiutate al piano da Alberto. Veramente il nostro Alberto, il nostro Alberto, dirlo, esatto, il nostro, sì, Alberto. Infatti sì. Uno dei ragazzi in forza appunto alla nostra radio Icaro Rubicone. Abbiamo avuto anche i nostri primi amici che sono venuti anche qui da noi. Arrivederci, infatti saluto adesso dei signori che sono venuti a farci i complimenti. Sono tuoi parenti? No, no, non li conosco. Incredibilmente ci sono venuti a fare i complimenti senza neanche averci ascoltato. La cosa bellissima è stata questa. È perché facciamo scena io e te, dai. Esatto, esatto. Ascolta, io lascerei praticamente immediatamente la linea al palco, esatto, perché Eddie ci spiega cosa è stato. Che si possono, sì, sentire anche sul palco. Ma no, sai perché? Perché comunque mi viene normale, sì, 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 esatto. E ci stanno facendo vedere quello che sono riusciti a ricostruire grazie comunque anche alla raccolta fondi dello scorso anno. Esatto, quindi ricordiamo 800 euro che sono stati raccolti, spicciolo più spicciolo meno, raccolti l'anno scorso in occasione della sesta edizione appunto svoltasi a San Mauro Pascoli e per l'associazione La Lucciola di Modena che tra poco sarà ospite sul palco qui a Savignano sul Rubicone, qui in Piazza Borghesi. Mamma mia, veramente rivedere quelle cose è sconvolgente, sì, ti dirò, avevo rimosso. Avevo rimosso anche tra l'altro, sì, ho anche amici, molti anch'io, amici emiliani che sono stati colpiti, hanno perso la casa. E non hanno rimosso, perché comunque no, io ho persone che ancora non riescono a dormire la notte. Non hanno rimosso e soprattutto non potranno più tornare a casa loro, che penso è una cosa più brutta che ti possa capitare, perdere improvvisamente la casa. Adesso lasciamo il palco, infatti, perché sono arrivati appunto dei volontari di questa associazione, sì, i due La operatori Lucciola, della Lucciola. Quello che cos'è La Lucciola, il centro La Lucciola? Guarda, prima permettimi di ringraziarti un sacco, proprio perché di cose belle come questa, insomma, se ne vendono poche adesso e veramente grazie da matti per averci chiamato qua. Il titolo è bellissimo della vostra iniziativa, perché se la canzone Una musica può fare ci dice, no, che ci può salvare dall'orlo del precipizio, ecco, noi sull'orlo del precipizio ci siamo stati parecchio e ci siamo ancora un po', un bel po', quindi veramente grazie. Detto questo, grazie mille ancora. Bene, noi facciamo parte di questa associazione, il Centro di Terapia Integrata per l'Infanzia alla Lucciola. Noi ci occupiamo di quei disturbi e quelle patologie di cui si occupa solitamente la neuropsichiatria infantile, quindi parliamo di sindrome di Down, disturbo pervasivo dello sviluppo, tutti i disturbi dello spettro autistico, paralisi cerebrale, cose di questo tipo, insomma.
spesso se ne sente anche poco parlare. Il nostro approccio è veramente particolare. La Lucciola nasce nel 1997, almeno nella struttura che ci ha ospitato fino adesso, con quest'idea: non basta un trattamento ambulatoriale un'ora alla settimana per affrontare dei disturbi e delle sofferenze così grandi, non basta il camice e un bello studio. La Lucciola quindi si propone questo obiettivo: per l'intera giornata, tutti i giorni della settimana, i nostri ragazzini vengono da noi a fare dei lavori. Non le chiamiamo mai attività, perché l'attività è una cosa fine a se stessa, tu fai un'attività al mare, noi invece facciamo dei lavori, lavori di vario tipo. Abbiamo cercato negli anni di creare tutti i diversi stimoli possibili per rendere interessante quello che facciamo. Se dovessimo spiegare che cos'è la Lucciola, è più bello usare le parole dei nostri stessi ragazzi, quelli che hanno almeno l'uso della parola. Negli anni spesso alcuni ragazzini ci hanno detto: alla Lucciola noi veniamo per imparare che cos'è il gusto della vita, oppure alla Lucciola vengo per diventare più umano. Che cosa facciamo allora alla Lucciola? Abbiamo moltissimo spazio verde, abbiamo un parco grandissimo, il parco di una villa dell'inizio dell'Ottocento, uno spazio creato ad hoc per le nostre occasioni, per quello che ci serve. Abbiamo attività all'aperto, un orto grandissimo, abbiamo animali, galline, asini, pecore, abbiamo laboratori di feltro e di ceramica. Che cosa facciamo? In ogni lavoro cerchiamo di trasmettere la passione per il lavoro ai nostri ragazzi a partire dall'inizio. Se nell'orto noi mettiamo un seme, abbiamo la pazienza di aspettare che la pianta cresca, cogliere i pomodori, farne la conserva e poi mangiarlo. I nostri ragazzini non sanno neanche a volte di essere al mondo. Quando la mattina noi ci presentiamo diciamo sempre: io sono Giovanni, io sono Fabrizio, per ricordarci che noi tutte le mattine siamo al mondo, e non è scontato. E in più... Grazie. E in più non è nemmeno facile capire che cos'è il prima e che cos'è il dopo, quando non sai nemmeno parlare, quando non sai nemmeno che cos'è un pensiero. Di conseguenza è molto più facile dire: vabbè, impariamo allora che cos'è una gallina, poi che cos'è un uovo, facciamo una frittata e poi la mangiamo. Prima la gallina, poi la frittata. Così è molto più facile, molto più bello. È grazie all'esperienza bella che uno impara, che uno apprende, che uno riesce un po' ad educarsi, cose di questo tipo. Probabilmente sullo sfondo stanno, ecco, scorrendo alcune immagini. Noi abbiamo la possibilità anche di suonare molti strumenti musicali, giocare alla pallacanestro una volta alla settimana. Il basket è l'unico sport che ti permette di tendere verso l'alto, che anche questo non è poco, no? Potete esplorare lo spazio davanti a voi e creare quello che è un pensiero. Il centro La Lucciola si propone sostanzialmente quella che è un'attivazione psichica, nemmeno una riabilitazione, perché se il disturbo è talmente grande, talmente faticoso, cosa vai a ricreare? Devi cominciare dalla base. Sostanzialmente questo è La Lucciola. Sicuramente detta così è difficile anche da capire, è una cosa grandissima, e tutte le volte che ci si chiede che cos'è, cosa non è, facciamo sempre molta fatica anche a spiegarlo. Anzi, se volete consultare il nostro sito www.lalucciola.org troverete la sezione dedicata a che cos'è, di cosa ci occupiamo, dei ragazzini che abbiamo, ragazzini che vanno dai 3 ai 18 anni. Si costruiscono dei rapporti veramente che durano una vita, e i saluti sono veramente molto molto intensi. Benissimo, grazie Giuseppe, un applauso di nuovo per i nostri amici della Lucciola. Dopo ci ritaglieremo un secondo momento in cui potremo vedere insieme a loro qual è stato, quali sono stati i problemi in cui si sono ritrovati, ma soprattutto che cosa hanno fatto e come si sono rimboccati le maniche per ovviare a questi problemi. Prima di cominciare a presentare la prossima canzone, quello che vogliamo dirvi è che anche quest'anno vorremmo aiutare i nostri amici della Lucciola donando quello che ci sentiamo di donare. Più tardi passeranno dei ragazzi con dei sacchetti per raccogliere le vostre offerte. Quello che vi chiediamo, se andate via prima e avete desiderio di aiutarci anche voi in questa nostra missione, in questo nostro progetto di questa sera, potete recarvi allo stand dove ci sono le magliette, dove c'è la Jeanette che fa gli omini della Lego e dove c'è Davis che fa le caricature, e chiedere di avere accesso al sacchetto in cui potete inserire la vostra donazione. Potete già cominciare da adesso se volete. Intanto noi vi ringraziamo perché sappiamo già che sarete generosi. Quindi un applauso per tutti voi, che ve lo meritate, grazie. Veramente un applauso perché soprattutto è lodevole. All'intervento che hanno fatto i ragazzi, gli operatori dell'associazione La Lucciola di Modena, che hanno parlato appunto del loro progetto, veramente veramente bello, veramente toccante. Sì. Devo dire che una piazza così silenziosa che ascolta questi ragazzi era un bel po' che non la sentivo. È vero. Adesso ci sarà l'esibizione ancora una canzone live. Sì. Canteranno La Terra degli Uomini. Cantano Fabio e Federica. E la batteria? Federico. A dopo.
forse tutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. Tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto ai miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, ed io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica, si sperimenta la pratica, e si forma la lacrima, dove suona la musica, e il futuro si srotola, e l'amore si fa. L'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, si lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni. C'è sempre un gran sole a sorprenderci dall'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto i miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile, dove un sogno si popola, la chitarra si elettrica e risuona gli armonici, dove ridono i salici, dove piangono i comici, e la forza si amplifica, ed il sangue si mescola, e l'amore è una trappola, mica sempre però, qualche volta ti libera, e ti senti una paura, e ti sembra che tutta la vita non è solamente retorica, ma sostanza purissima, ti nutre le cellule e ti fa venir voglia di vivere fino all'ultimo attimo. Dove suona la musica, nella terra degli uomini, dove trovi anche un posto per chi ti sorride da un altro, fino all'ultimo attimo, fino all'ultimo attimo. Lo scopo della serata è quello di trasmettere emozioni e comunque di trasmettere dei messaggi con la musica. Devo essere sincera, io ho la pelle d'oca da quando abbiamo iniziato, perché sono bello, veramente bello. Bravi. È bello, bello. È emozionante. Mi sento, davvero. Wow, è bello. Scusate. Ti senti? Abbiamo qui uno degli organizzatori. Buonasera a tutti, buonasera. Abbiamo innanzitutto un amico che è il nostro Mirko Manusti. Anche collega, perché insieme facciamo il nostro programma Romania's Got Talent. Ricordiamo anche Vicaro Vintage per i programmi di radio. Ah, Vicaro, sì, Rubicone. Mirko è l'uomo social, diciamo, di UMPF, nel senso che Mirko si occupa giustamente di da uomo immagine dell'anno scorso. Quest'anno mi sono spostato sul social. Infatti, pensate come l'hanno declassato quest'uomo. No, invece è altrettanto importante la nostra organizzazione, perché l'interazione nella nostra manifestazione è una cosa importante, perché troppe zeta, Mirko, per te. Sì, infatti. Dobbiamo perché fare un corso di Per quello che vuole essere la manifestazione Una Musica Può Fare, il far partecipare la piazza, il pubblico che ci viene a vedere, è quello per cui ci prepariamo, perché esatto. Alla fine la domanda è: che cosa può fare una musica? L'intervento di poco fa dei ragazzi della Lucciola è stato molto toccante, è stato molto emozionante. Un momento molto emozionante, ecco, perché ti rendi conto, poi ti dico io, noi da preparazione, cioè dopo la preparazione, che per chi non lo sa è mesi e mesi, perché noi iniziamo verso dicembre, gennaio a preparare l'evento, e quindi è una cosa molto bella. Guarda, ti dobbiamo già interrompere. Esatto, perché ragazzi siamo suono, al palco, perché ragazzi, esatto, stiamo come stiamo. Guarda anche la camera, vai, come Cristina, sei bella, guarda, guarda. E Elisa, e se vuoi rimanere qui con noi magari ne riparliamo dopo. Magari dopo torna intanto. Linea al palco.
No. Allora, non so, no, non lo sapete sicuramente. Vi spieghiamo una cosa. Tra i segreti della musica può fare, per scegliere le canzoni, non è che uno arriva e dice «Ah, io voglio cantare questa!» No, troppo facile. Tutti quanti, da dicembre, cominciamo, segreteria, cantanti, musicisti, a portare tipo 5-6 canzoni a testa da proporre e poi dopo uno, dopo tutti quanti, decidiamo insieme se portarle avanti o meno. Allora, c'è stata una persona che quest'anno ne ha portate tipo 56 e di queste 56 ne abbiamo scelta una, ed è questa. Ed è là che penso che sia là sotto delle magliette la nostra Jeanette. E allora a noi c'è stata assegnata questa canzone, però siamo state un attimo, cioè non sempre i cantanti si ritrovano in quello che fanno. Praticamente niente, noi giovedì ancora non sapevamo che spiegazione dare a questa canzone, ci siamo girate, lei era seduta davanti a noi e abbiamo detto: Jeanette, scusa, ma secondo te, cioè, perché hai scelto questa canzone? E lei, Lisa, come si è risposta? Lei ci ha risposto che questa canzone parla della ricerca di una felicità che non arriva immediatamente, a volte tarda molto, però allo stesso tempo ci parla anche della speranza che tutti noi abbiamo e alla quale ci aggrappiamo. Noi abbiamo fatto fatica, però alla fine una spiegazione gliel'abbiamo data. Adesso sta a voi. Noi intanto stiamo come siamo. I pensieri è dura finché dura questa eternità. Siamo come siamo, usati di seconda mano, nel cuore un buio totale, l'unico innocente che sorride e fa i miracoli che fa. Lega questa sera i tuoi bottoni nella giacca, ci pensi thank you.
stiamo, sì, come sì, stiamo. Ci siamo, ci siamo, stiamo come stiamo, noi stiamo benissimo qua. Noi stiamo qua. In Piazza Borghese, Savignano sul Rubicone, settima edizione di Una Musica Può Fare, sì, veramente, sì, veramente bella. Alla console abbiamo... No, infatti approfittiamo per ringraziare da subito i nostri tecnici della console, Samuele Mussoni. Abbiamo Nick, però adesso ci stanno salutando. Ciao. Un applauso per loro. Grazie. Stanno applaudendo per noi. Tanti baci anche a voi. Grazie, grazie. Grazie, 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 grazie. Ma che carini, guarda, veramente. Bello, 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 tutto perché questo. Non è difficile notarci, tra l'altro. No. Siamo sotto una cosa arancione, arancione, arancione. Il nostro gonfiabile è arancionissimo. Inconfondibile. Inconfondibile. Tra l'altro io, maglia arancione, è appunto della nostra radio, anche il mio colorito più o meno in tinta unita con la maglia. Beh, a te io sono bianca causa, come i fogli. Bruciatura dal lavoro. Io dico che è da lavoro. Non ti rilassi, dillo che insomma non è che vivi in spiaggia, no, tutti i giorni, esatto, esatto. Per piacere. Benino non è una vita facile, tra l'altro ho iniziato l'altro giorno, ho esordito io maglia da Benino, è arrivata una e fa scusi per un littino, a chi devo chiedere? Ma no, vabbè. Sono quelle belle cose lì che capitano. Ascolta, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori e ai nostri telespettatori che se vogliono contattare, esatto, i ragazzi di Una Musica Può Fare possono farlo. In tanti modi. Ecco, per esempio tramite sms 331 8400 403, oppure tramite i social network, potete usare Twitter con l'hashtag UMPF, anche per Facebook che da ieri vale l'hashtag, che è sempre lo stesso UMPF, oppure se no cliccate un bel mi piace alla loro fanpage, Una Musica Può Fare, lo vedete dal marchio appunto UMPF, fatelo, scriveteli, perché serve anche un messaggio di auguri, di speranza, di complimenti a questi ragazzi che ce li meritano veramente, veramente tutti. Eh sì, e facciamo anche complimenti ai presentatori, esatto, perché loro ci hanno salutato giustamente, magari li ricordiamo, sono Ola, Ole, scusa, mamma Ole. Mia, adesso mi stacca le gambine. Ed Eddie. Ole ed Eddie, stavamo ringraziando prima la nostra regia audio, Samuele e Nick, e la nostra regia video alle nostre spalle. Il direttore tecnico regista Enrico Variani. Enrico che ci saluta, ciao caro, ciao. E vedo che stanno presentando la prossima canzone, l'ottava della serata, è una canzone cantata da Marco e da Fabio, alla chitarra Elisa, e poi vedo tanta altra gente che comunque si appropinqua sul palco. È un pullman più o meno. Sì, praticamente possiamo fare una gita nei pressi di... Vabbè, troviamo un posto, poi magari glielo, esatto, proponiamo. E cantano Lo Zingaro Felice e lasciamo la linea a loro. Esatto, intanto potete vedere anche la i bambini, bella platea che c'è qua in Piazza Borghese. Venite se siete in giro, venite qua a Piazza Borghese, Savignano. Venghino, venghino. Lo so. Brava mamma, hai fatto un bel lavoro. Un uomo sui 30 anni, come un sacco di altra gente, basta poco per ferirlo, per lasciarlo indifferente. Una vita di avventure, a rincorrere una meta, a bussare un'altra porta per entrare in un'altra vita. Una macchina modesta che per lui sarà un gioiello, poche sigarette in tasca e niente fiore nel socchiello. La sua timidezza a volte è l'arma sua migliore, un sorriso per nascondersi e gli occhi per parlare. C'è uno zingaro felice che si sveglia ogni mattina con la voglia di partire con la testa sulla luna. C'è uno zingaro nascosto dentro il cuore di ogni uomo, quando molleresti tutto per andare via lontano. E così come viene questo senso di voglia di libertà, così ci appartiene anche il tempo che tanto non tornerà. Così e tutto il resto non c'è. Oggi un giorno
passato, ma lo scemo e sei nascosto. Io lo cercherò per dirti, sei passato troppo presto. C'è uno zingaro felice dentro il cuore di ogni donna, quando la natura chiama e ti chiameranno mamma. C'è uno zingaro nascosto dentro un cane senza razza, se lo incontrerai per strada non negargli una carezza. Così come viene, tanto per dire che ho un amico in più, così ci conviene per sopportare un boccone che non va giù, così che tutto il resto non c'è più. Fabio e Marco, lo zingaro felice, canzone di Alex Britti se non mi sbaglio, no? Esatto, ma fatti esatto, pure esatto. Gli affari tuoi. Io stavo tanto parlavo qua con gente che si è venuta a fare i complimenti a noi, però non si è ancora ascoltato, però si fanno, bello, bello, ma nel dubbio, si fanno i complimenti però. Ma perché ci conoscono e sanno che non possiamo fare esatto. Nient'altro che delle cose buone. Esatto, esatto. Cioè, non è che lo sanno, basta. Intanto ricordiamo, se siete su Icaro TV e magari non siete affezionados di Radio Icaro Rubicone, ascoltate Radio Icaro Rubicone. Sui 90.0. Sui 90.0 e magari anche su YouTube oppure sul sito www.radioicarorubicone.it potete trovare anche le vecchie puntate, ad esempio di Romagna's Got Talent, oppure potete trovare il podcast di Icaro Vintage. Facciamoci pubblicità. Ma certo, stasera dobbiamo farlo, possiamo, è la serata, visto che siamo in diretta, ne approfittiamo. Stasera è la serata di Una Musica Può Fare. Esatto, quindi dedichiamo tutta la serata e tutte le nostre energie a loro. Esatto. E tra l'altro sono già pronti, mi sembra di capire, per un'altra canzone. Ci sono delle grammaglie sì. Verdi agli strumenti, sono tutti verdi tra l'altro. E non sono ronde padane tra l'altro. Ma no, per fortuna. No, un verdino un pochino più chiaro. Sì. Non la buttiamo in politica perché no, poi sai che no. Io faccio, no. Ecco, è meglio che io stia zitta. Però dovrebbero insomma iniziare a cantare. Ah no, c'è anche una maglia gialla, guarda, non l'avevo notato. Esatto, vedi, sono i redditi dei presentatori. Ricordiamo ancora, ricordiamo perché non ci stanchiamo mai di farlo, che potete contattare ragazzi, potete interagire con loro in che modo? Mandando un sms al non mi ricordo più. No, adesso lo devi sapere a memoria ormai. 340 no, no 331, non dare il tuo numero di telefono che tanto non ti chiamo. 331 8400 403. Scrivete perché leggeranno i vostri messaggi in diretta dal palco. Potete usarlo anche tramite i social network, Twitter hashtag UMPF, Facebook hashtag appunto UMPF, se no sulla loro fanpage Una Musica Può Fare UMPF. Scrivete, fatelo. Bravo, bravissimo. Grazie. Bravo, vedi, si vede che fa il presentatore ogni tanto. Certo, anche certo, esatto. Comunque ricordiamo e rinvitiamo i nostri ascoltatori, nonché sì. I nostri telespettatori, ad uscire dalle loro porticine, dalle loro casine, a mettersi in un pochino in moto o tramite mezzo pubblico motorio, mezzo motorio, qualunque, anche i pattini a rotelle vanno benissimo, e che ci vengano insomma a trovare e che vengano a partecipare a questa bellissima serata fatta di musica, emozioni e messaggi anche esatto. Veramente importanti. Ma adesso lasciamo la linea al palco perché Marzio ci canta una canzone che è Libero. Tastiera. Il bello della diretta. Sembra che ci siano delle piccole difficoltà sul palco, ma come ha detto il nostro cantastorie. Una vita senza sfide. Lo lasciamo parlare. È un ragazzo o una ragazza che non sa affrontarle mettendosi in gioco.
È un ragazzo e una ragazza senza spina dorsale. Siamo vittime. Siamo vittime di una tendenza che ci spinge alla provvisorietà, come se desiderassimo rimanere adolescenti per tutta la vita. Quanto è difficile nel nostro tempo prendere decisioni definitive quando ci seduce il provvisorio e una falsa idea di libertà. Ma che cosa significa libertà? Non è certo fare tutto ciò che si vuole, lasciarsi dominare dalle passioni, passare da un'esperienza all'altra senza discernimento, seguire le mode del tempo. Libertà non significa, per così dire, buttare tutto ciò che non ci piace dalla finestra. No, no, quella non è libertà. La libertà ci è donata perché sappiamo fare scelte buone nella vita. Non abbiamo paura degli impegni definitivi, degli impegni che coinvolgono e interessano tutta la vita. È in questo modo la nostra vita che sarà feconda. Cristina e Lumo hanno cantato Libero, e bellissima loro, canzone. Abbiamo recuperato Jeanette, nel frattempo Mirko, abbiamo visto passare anche uno dei cantanti, Marco, io faccio una confusione, ma guarda lì che lui gira. Ciao Marco. Tesoro, mettiti di qua che almeno ti vedono. Sì, no, più vieni. Ho imparato che devi guardare lì. Ecco, quindi abbiamo anche lui. E sorridete,
perciò insomma adesso vi facciamo un altro po' di domande. Intanto come sta andando la serata? La serata sta andando molto molto bene, perché guardavamo già i dati della tra virgolette cucina e sono stati serviti 200 pasti e quindi la partecipazione, come dicevo prima, attiva delle nostre, dei nostri vicini, quindi San Maurizio Savignanesi e anche non solo, perché non è solo San Maurizio, le parrocchie di San Maurizio Savignano, ma abbiamo amici da Lonzano, Gambetta, Bellaria, eccetera eccetera. Quindi la partecipazione c'è e per, come dicevo prima, per quello che facciamo è importantissimo, perché è un progetto che va avanti da 7 anni ormai, e io lo dico così, i miei compagni di avventura, ciao, gli piacerà quello che dico, ma non ha intenzione di fermarsi questo progetto, bravi, perché tutti gli anni si aggiungono persone nuove, ragazzi giovani, quest'anno abbiamo dei ragazzi anche molto giovani, quindi l'età, la forbice d'età, noi siamo, iniziamo a essere i più grandi. Qualcuno ha detto già che si vuole aggiungere per quest'altro anno. Sì, sì, sì. Ma guarda, le porte sono sempre aperte. Se mi volete vengo anch'io, non sono una gran cantante. Però magari faccio un po' la spola tra... faremo le audizioni, Vale, allora non vedo l'ora. Faremo le audizioni. Ma fammi sapere, mandami una mail. No, il bello anche di questa manifestazione è quello che sta attorno, perché riusciamo ad avvolgere un po' tutto quello che è il panorama delle nostre parrocchie, ecco, perché siamo partiti noi, poi la radio 4 anni fa ci ha raggiunto, poi da quest'anno la TV con Icaro TV. Però adesso lascio il palco, diciamo. Sì, perché Marzio ci sta raccontando un po' delle donne, perché la prossima canzone le donne è Le donne sono come gli evidenti, quello che le donne non dicono. Dopo che sono passate ti esaltano. Cri Manuzzi. A volte le donne non dicono, ma lo fanno capire. Elisa. Donano la vita, ma troppo spesso la perdono. Sara. Le donne sono un po' come le streghe, incantano, fanno comparire ciò che non trovi, prevedono il futuro. Angela. Sono capaci di un amore immenso e proprio per questo a volte le fa soffrire. Cri Renzi. Donne, consolazione e sostegno, tenacia e sopportazione, fede. Una donna è una donna da subito, un uomo è un uomo a volte prima, a volte dopo, a volte mai. Rebecca. Ci fanno compagnia. Thank you.
in fretta vanno via, delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano ma chi le ascolterà. C'è chi non ce li fa più, cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così leggermente complicate, sempre più emozionate. Siamo di nuovo qua collegati noi di Radio Icarorubicone qua sui 90 FM qua in diretta streaming da www.radioicarorubicone.it sempre in diretta su Icaro TV. Quindi buonasera a voi che magari vi siete collegati in questo momento, magari vi state chiedendo ma cos'è questa bella manifestazione. Questa è la settima edizione di Una Musica Può Fare, è UMPF, appunto una manifestazione creata e ideata dai ragazzi delle parrocchie di San Mauro Pascoli e Savignano. Siamo qua in Piazza Borghese, appunto a Savignano sul Rubicone, siamo a metà più o meno della manifestazione. Ricordiamo che il tema centrale della serata è il ricostruire il ricavato della serata con il cibo che è stato dato, il bere e tutto quanto che è stato venduto, le magliette e la fazzina con il Lego che vi fanno i ragazzi qui. Tutto il ricavato andrà in beneficenza all'associazione La Luzzola di Modena, è un'associazione che tra poco salirà ancora sul palco per spiegare quello di cui si occupano appunto nel modenese dopo il terremoto, quello che stanno facendo questi bravissimi ragazzi. L'altra nuova giovanissima. Vi voglio ricordare che voi da casa che ci state ascoltando barra guardando, ma soprattutto guardando spero, potete interagire con i ragazzi Giovanni, appunto Ziosi, perché potete mandare un sms al 331 8400 403, oppure potete fare interagire tramite i social network Twitter usando l'hashtag UMPF. L'hashtag adesso funziona anche per Facebook, per chi non lo sapesse, allora, è sempre UMPF, oppure andate sulla fanpage Una Musica Può Fare, lo riconoscete appunto dal marchio UMPF. Lì potete scrivere quello che volete, fare soprattutto i complimenti ai ragazzi perché se lo meritano. E adesso lasciamo appunto la linea al palco perché ci sono appunto i due operatori dell'associazione La Luzzola. E voi con loro vi ritrovate durante i giorni della settimana. È un luogo molto particolare dove tanti sono i lavori che fate e quindi sono tante gli ambienti in cui fate questi lavori. Quindi il nostro percorso non può fermarsi qui questa sera o un anno fa. Noi andremo avanti nel nostro supporto, ma volevamo capire un po' quello che è stato il lavoro che avete fatto e quello che andrete a fare nei prossimi mesi. Sì, allora intanto cosa ci è capitato, per farla breve? Il 20 maggio nella notte il nostro territorio è stato attraversato da questa scossa fortissima di terremoto che ha reso inagibile una parte della nostra struttura.
questo non ha comportato in realtà grossi cambiamenti, parte della villa si è così dichiarata inagibile, ma noi abbiamo continuato le nostre attività. Invece la mattina del 29 maggio alle ore 9, mentre oltretutto alcuni ragazzini erano già all'interno della villa, la scossa famosa 5.9 si è abbattuta su di noi con tutta la forza che aveva. Un nostro collega era oltretutto all'interno con 5 ragazzini, alcuni dei quali sono completamente paralizzati, mentre i calcinacci scendevano giù dal soffitto, la polvere e la vernice cadevano sulle loro teste. Con molto coraggio il nostro collega li ha presi sotto braccio, cercando prima di nasconderli sotto il tavolo, ma la cosa era infattibile, quindi dopo li ha completamente trascinati fuori dalla struttura. Alcuni erano rimasti dentro, completamente immobili, quindi è ritornato dentro e riportarli fuori. Detto questo, la giornata dopo si è susseguita nell'organizzare i nostri lavori per tenere lontano i ragazzi dalla villa, la villa che era completamente inagibile. Da allora è così anche adesso. Noi cosa abbiamo detto? I nostri ragazzi devono crescere in questa fase della loro vita e non hanno tempo per fermarsi. Non hanno tempo di aspettare, non hanno tempo di fermarsi e aspettare che la villa torni agibile e poi per tornare a lavorare insieme a noi. Noi non potevamo fermarci, non ci siamo fermati neanche un giorno. La mattina del 30 maggio noi abbiamo cominciato a pensare come fare. Abbiamo sgombrato un prato che avevamo lì di fianco, abbiamo cominciato a lavorare insieme ai ragazzi, a sgomberare il prato da dei pali di legno, tutto quello che c'era, abbiamo costruito la nostra tendopoli. Nel nostro territorio noi siamo stati sostanzialmente i pochi che non hanno mai chiuso un giorno la loro attività, siamo sempre andati avanti insieme ai ragazzi. Abbiamo allestito una piccola tendopoli che ci ha permesso di continuare ad andare avanti per un mese. Da lì in poi eventi simili a questo o comunque altre donazioni di privati, associazioni ci hanno permesso di costruire delle casette di legno, 3 piccole casette di legno che ci hanno permesso di arrivare sino ad oggi. Casette di legno importantissime, bellissime, però non sono esattamente la villa in cui eravamo prima. Gli spazi che erano costruiti non sono più gli stessi di una volta. 20 ragazzini in un 5x5, una casetta molto piccola, è una cosa veramente, veramente molto impegnativa. Non abbiamo più potuto fare i nostri laboratori di ceramica, il feltro e cose di questo tipo. Inoltre l'inverno non è stato molto clemente. Le casette di legno hanno cominciato ad ammuffire molto presto. Il legno con l'acqua si è bagnato completamente. Probabilmente forse noterete anche tra un po', ecco, queste immagini si riferiscono alla messa in sicurezza. Noi una settimana dopo il sisma abbiamo contattato un'impresa, ci hanno messo dei pali, delle cose per tenere sulla villa. Al momento, se venisse una scossa di terremoto, ecco, speriamo che mai non accada, però la villa adesso resisterebbe, però appunto è inagibile per noi. Le casette di legno sono arrivate a settembre, noi siamo ripartiti con la nostra attività, però come dicevo l'inverno è arrivato con una quantità indicibile di acqua, di neve, di freddo che nessuno si aspettava e hanno cominciato a presentare una serie di problematiche. Da terremotati noi siamo diventati sostanzialmente alluvionati. Fino allo scorso aprile ci muovevamo nei nostri percorsi su delle passerelle di legno, affondavamo nel fango in una maniera indicibile ed è stata una fatica impressionante per noi, ma soprattutto anche per i ragazzi. I ragazzi sicuramente hanno potuto trovare in noi operatori qualcosa di sicuro, noi li abbiamo sempre accolti e anche se dentro di noi non ci sentivamo assolutamente sicuri, non eravamo certamente pronti a un'esperienza del genere, abbiamo cercato di essere un buon contenimento, una base sicura per i nostri ragazzini che sicuramente hanno risposto alla grande e anzi non aspettano altro che ripartire meglio di prima. Se non altro però c'è ancora veramente tantissimo da fare, abbiamo un sacco di bisogno. Ecco, ora il centro, l'applauso meritatissimo. Ora il centro con i suoi tempi si fermerà nel mese di luglio per la parte estiva e da oggi in poi nella villa, nelle casette, negli orti, in tutti i vostri luoghi cosa c'è? Quali progetti ci sono da fare, da realizzare? Beh, sicuramente almeno 3 anni, ecco, è il tempo che ci si prevede insomma per continuare a stare nelle casette, quindi la cosa principale da fare è cercare di rendere il più vivibile possibile l'ambiente con le casette. Il problema fango l'abbiamo risolto in parte, abbiamo fatto degli scavi attorno per togliere l'aria che c'era sotto e tutti gli agenti atmosferici che potevano peggiorare la nostra situazione, in parte siamo riusciti con uno sforzo indicibile di risorse anche economiche che non avevamo assolutamente calcolato.
Che cosa resta da fare? Beh, sicuramente quindi abbellire, rendere più fruibile possibile il nostro centro anche così com'è. E poi certamente cosa resta da fare? La ricostruzione. Noi abbiamo tantissimi Lego da queste parti, ottima scelta, no? Anzi, perfetto. Noi dobbiamo ricostruire, non possiamo allontanarci dalla villa, ci serve e di conseguenza dobbiamo ripartire da lì. La lucciola senza le strutture non è la stessa cosa, le strutture che ci hanno aspettato fino adesso non è certamente la stessa cosa. Quindi c'è ancora un sacco da fare, le somme che servono per la ricostruzione sono enormi. Potrei anche dirvele, ma servirebbe a ben poco, anche perché non è stato poi così automatico poter accedere a diciamo così, finanziamenti pubblici. La nostra struttura, non essendo un'attività produttiva, anche se produciamo salute mentale, almeno è quello che speriamo di poter fare, non produciamo niente di concreto, quindi non rientravamo nelle categorie per ricevere i fondi, non siamo neanche una casa privata, quindi non potevamo ricevere fondi per quella cosa lì. Solo qualche settimana fa è uscita un'ordinanza entro la quale forse noi possiamo rientrare per avere lo spiraglio anche di avere qualche finanziamento, però per adesso stiamo cercando di andare avanti un po' con le nostre forze e forze che ci vengono da eventi come questo. Sì, e intanto che aspettiamo che qualcun altro cerca di darvi una mano, noi Savignano e San Mauro tutti quanti insieme continueremo a cercare di supportarvi. Intanto che Giovanni parlava, potevamo tutti quanti notare alcune immagini che mettevano a confronto la villa prima del sisma e subito dopo. Ma parliamo proprio della villa, no? E abbiamo detto che i costi per poter ricostruire tutto il vostro ambiente in cui vivevate prima sono veramente elevati. Ma come mai la scelta proprio di rimanere concentrati sulla villa e non cercare un altro luogo che vi permetta di ridare vita a quello che è il vostro progetto? Beh, ricostruire la villa per noi è importantissimo per una serie di motivi, di significati anche educativi. Anzitutto perché ogni ambiente all'interno della villa era stato studiato, ideato, programmato e costruito a misura di bambino, quindi ogni percorso, ogni mobile e ogni stanza era stata proprio costruita pensando di rispondere alle esigenze di ogni singolo bambino. Poi ricostruire mattone dopo mattone significa per noi anche ricostruire la mente, ricostruire i pensieri, la mente e i pensieri dei bambini, ma anche la mente e i pensieri degli educatori. E tutto questo con un messaggio che noi pensiamo che quello che la vita in realtà può distruggere o può far crollare, in realtà poi si può ricostruire pensando ad una vita migliore. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare in questo momento. Grazie mille. Un bellissimo applauso per Giovanni e Fabrizio. Grazie mille. Intanto mentre scorrono... No, prego, no, ma fai... Oh, grazie. No, stavo ascoltando tutto quello che raccontavano questi ragazzi. È stato toccante, veramente toccante. Non ho parole. No, anche perché per la serie non c'è mai limite. Il limite al peggio. Al peggio è come sparare sulla Croce Rossa, esatto. Le disgrazie non vengono mai da sole. Possiamo dire tanti proverbi adesso. Noi esatto. La buttiamo anche un pochino sull'ironico, ma in realtà... Però, cosa veramente... una situazione veramente veramente difficile, anche quasi immaginabile per noi che non la viviamo direttamente. Adesso abbiamo avuto questa testimonianza che è veramente importante, quindi chiediamo chi può, chi è qua, che magari ci sta, che sta ascoltando, che sicuramente sta vedendo l'emozione che dal palco viene trasmessa, e se si può dare un contributo è giusto darlo, perché i ragazzi ne hanno veramente bisogno. È una piccola cosa che possiamo fare, però. E comunque possono i nostri ascoltatori e i nostri telespettatori, di solito esatto. Non sono abituata al telespettatore, però mi piace dirlo, suona bene telespettatore. Vogliamo ricordare anche che possono trovare le informazioni su questa associazione tramite internet sul sito www.laluciola.org. Esatto, esattissimo, lì potete trovare tutto, potete vedere la situazione che vivono questi ragazzi, ma che nonostante tutto comunque riescono ad andare avanti e continuare nel loro bellissimo progetto. Eh sì, e devono continuare a lottare, anche perché, come raccontava il ragazzo prima, sono stati anche purtroppo toccati a livello fisico dal terremoto, esatto. E già avevano i loro problemi purtroppo, e quindi non si può lasciare che le cose rimangano così, esatto. Ma adesso lasciamo spazio, sì, Dani, diamo alla linea. Musica, carichiamoci un po' con questo pezzo dei Rio, e questo è Il Gigante. L'introduzione è sempre di Marzio, e cantano tutti i ragazzi, o gran parte comunque. Gran parte dei ragazzi di UMPF.
mancanza d'affetto e d'amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere un bimbo piccino, lo volle tenere. Aprì le braccia più che poteva, ma non ne riusciva a tenere un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. E poi vennero altri, a 10, a 20, e unirono mani e continenti in un abbraccio grandissimo. Bambini pallidi, mori, giallini, e insieme in un abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo. Battiamo le mani. Passa il gigante sulle città, si porta via lo sfondo. Passa il gigante, soffoca l'aria, all'acqua cambia colore, e ci rimane un cielo bucato sopra mare da buttare. E finché il sole cerca la luna, l'uva diventa matura, e l'erba profuma tagliata incrociamo le dita. Tu come stai? Quale mondo vuoi? Io voglio un posto. Morde i pianeti, passa il gigante che anche qua giù butta i suoi rifiuti. Passa il gigante, sporca di nero tutto quello che tocca. Cresce il gigante nell'indifferenza di chi non apre bocca. Finché il sole cerca la luna, l'uva diventa matura, l'erba profuma tagliata, incrociamo le dita. Tu come stai? Quale mondo vuoi? Voglio un posto migliore. Tu dove stai? Di che pianeta sei? Questo ha bisogno d'amore. Tira nella cera, gira tutto, gira, eppure il vento tocca ancora. Gira la vita, gira, gira tutto, gira, eppure il vento tocca ancora. Gigante, un messaggio veramente bello. Io voglio un mondo migliore. Questo pianeta ha bisogno d'amore, che poi uno non se ne rende conto, ma l'amore non è quello solo fra un uomo e una donna, esatto, fra un familiare, esatto, eccetera. L'amore comprende molte cose, comprende l'amore per la natura, il rispetto per queste cose. Ci sarebbero milioni di cose da dire a riguardo, poi lo sai che io poi... Però abbiamo dei giovani comprende anche qui. L'amore per la musica, esatto. E abbiamo qua l'esempio di due ragazzi, appunto... soci fondatori, soci così per dire, di una musica che può fare. Vi lascio il microfono, tenete voi, tanto ormai siete abituati a tenere il microfono. Vi faccio innanzitutto tanti tanti complimenti, veramente, perché siete veramente bravi. Quant'è l'emozione questa sera? Tantissima, veramente salire sul palco e cantare è sempre un pugno nello stomaco che poi si scioglie quando arrivi davanti al pubblico. È veramente un'emozione
grandissimo. Che tra l'altro trasmettete anche a noi, perché io è tutto primo anche continuo a dire ai nostri ascoltatori e a Dibla qui che mi fa ciao, comunque io non vi vedo ma è come se vi vedessi. E che perché non so ho come la pelle d'oca, parlare. Ho la pelle d'oca dall'inizio della serata perché state trasmettendo veramente delle emozioni e si arriva veramente quello che volete dire, quindi è una veramente una bella iniziativa, una bella. Può essere questa la serata migliore della vostra, delle edizioni che avete fatto, che avete partecipato fino adesso? Diciamo che noi ogni anno cerchiamo di migliorarci, anche con la tecnologia, i cantanti studiano sempre di più, quindi sì, ogni anno è sempre è una crescita, sia migliore vostra che soprattutto esatto, per il pubblico, soprattutto che c'è, perché è tantissimo è questa vero sera. Non so che se potete emozione, sì, mi sono scordato cosa volevo chiedere. Vabbè, ma no, è bello, veramente. Sono, è l'età. Ci hanno preso l'età anche, soprattutto, non è solo per i miei capelli bianchi, ma anche per. È ignoranza artistica la mia. Ma sì, ma perché? La comunque, butto lì. Vedo che i musicisti sono già pronti sul palco per la prossima voi canzone. Vi troveremo sul salutare palco tra poco ancora per qualche canzone? No, noi siamo qui magari nella regia. Ma sì, okay, ma li becchiamo da qualche parte. Grazie per essere intervenuti, ragazzi. Grazie mille. Adesso ascoltiamo Matteo che ci canta una canzone dei Nomadi che è Dove si va, quindi in linea al palco. A voi. Sai, scriverti una lettera non è una cosa facile. Sai, mi sento così fragile. Le bombe non ti ascoltano, ma questa guerra non mi cambierà mai. Dove si va? Come si fa a stringere la vita, intanto fuori scoppia la notte? Dove si va? Come si fa se vivere da queste parti è come tirare il sorte? Bravi, 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 bravi. Tra l'altro,
una canzone che si sente spesso ossessionati. Ultimamente ci facevano sapere degli ultimi tre giorni di Nomadi in giro per Tizenac, sì, Romain, hanno alloggiato lì, credo. Dei 50 anni. Sì, 50 anni. Però posso dire la mia, da quando non c'è più Augusto non sono più Nomadi. Danilo in realtà era riuscito un pochino a farsi amare. Io ancora questo nuovo proprio non ce la faccio. Vabbè. È più forte di me, uno con la cresta. Ma te pensa al povero D'Aoglio che si rivolterà nella tomba. Scusalo, non sa niente, quello che capisco. Fa. No, parlavo con D'Aoglio, con Augusto. Intanto noi salutiamo, ringraziamo, ci stanno ancora facendo i saluti dal palco i nostri amici Eddie Ole. Noi gli mettiamo l'accento che è più bello. Ole. Lo chiamiamo Ole, mi sembra piatto. Ole. Tanto è l'unico che si chiama Nicoletti di cognome, non ha preso né Nico né Letti, sì, Ole infatti. In mezzo. E infatti, insomma, già ti stavo pensando che originalità. Per par condicio, ho detto. Sì, perché comunque alla fine insomma mi sembra anche giusto. E volevo dire una cosa. Intanto dici. Stavo pensando a questa a come risulta bene il palco, perché si vedono sempre questi colori mischiati, no? Questo esatto. Arancione, questo verde. È proprio a livello visivo anche. Dà proprio un senso di allegria. È bello, perché no? Non soltanto la musica trasmette, ma trasmettono anche i colori, danno vivacità, danno emozione. Facciamo della cromoterapia. Esatto. Anche stasera la fanno i nostri spettatori, chi è qui e anche noi. Esatto. Mi sono emozionata, ma mi stasera. Sono anche calmata, no? Nel vederli tutti insieme. Guarda qua, c'è gente con la tromba. E c'è, ragazzi, l'esordio del nostro. Lei è una mia omonima. Lei è una mia omonima, la ragazza al trombone è una mia omonima. È vero, famosissima. Infatti è l'insegnante appunto del nostro Mirko Manuzzi. E infatti quando ho detto vado dalla Valentina, ho detto come vai? Infatti anche lui mi ha chiesto: ma tu suoni il trombone? No. E c'è molta gente che mi cerca su Facebook pensando che io sia lei, ma in realtà non è così. Quindi adesso li lasciamo suonare, salutiamo Valentina, salutiamo Mirko. Una cosa molto veloce, c'è l'esordio sul palco alla tromba di nostro Mirko Manuzzi. Sono emozionato, esatto. Io e non vedo l'ora di prenderlo in giro. E adesso lasciamo cantare Stefano Minotti e Eugenia con una canzone del signor G, Destra Sinistra. Ecco. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone invece di sinistra. Tutti i figli che fanno oggi sono di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I blue jeans che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, reggi calze più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre fiumi tutti i laghi ed anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia. Ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che il culatello è di destra, la mortadella è di sinistra, se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella è ancora di sinistra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra.
Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Mi saluto vigoroso, pugno chiuso, è un antico gesto di sinistra. Quello invece un po' niventi, un po' romano, è da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Dov'è? Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morali a destra, anche il papa ultimamente un po' sinistra, è il demonio che ora è andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse di sinistra, con un lieve cedimento a destra, sono sicuro che il bastardo è di sinistra, ma il figlio di puttana è a destra. Wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata di sinistra, riservata già un po' più di destra, ma figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? È incredibile come a distanza di tanti tanti anni non sbagli mai. Il signor G era avanti 20 anni e più, ma anche 30 più. Ma veramente la cosa molto bella, anche non soltanto, ma tanti complimenti ai ragazzi che sono sì, veramente bravi. Sì, Eugenia e Stefano hanno interpretato questa canzone per noi è anche motivo di orgoglio, perché in mezzo agli orchestrali c'era il nostro Mirko Manuzzi alla tromba e Alberto Bertotti alle tastiere. Sì, quindi insomma alla fine abbiamo... giochiamo in casa, ma giochiamo sì, in ma casa. Anche Lorenzo, tra l'altro, Lorenzo che ha dato il meglio di sé, è un animale da palco, io non sì, pensavo sì. Sai? E quindi comunque guarda veramente bravi, e hanno fatto ballare poi anche esatto, molto il pubblico, guarda, e spero anche voi amici da casa che ci state guardando, voi che state sul 91 degli digitali terrestri, voi che siete su Icaro TV, ma quanto sono bravi questi ragazzi, ma quante emozioni danno, se volete diteglielo, perché potete farlo. Come, Vale, in che modo? Ma possono farlo mandando un SMS ad un numero che ora non mi ricordo io, prima non te lo ricordavi te. 331 bravo, 331 è facile, me lo ricordavo anch'io. Poi dopo c'è qualcos'altro. 8400403, dobbiamo sbirciare. Ripetiamolo 331 8400403. Scrivete, potete anche farlo in maniera molto semplice, adesso tanto con lo smartphone potete farlo, usate Twitter con l'hashtag UMPF oppure anche su Facebook, perché da ieri attivo l'hashtag anche su Facebook, scrivete sempre UMPF, oppure diventate fan della loro pagina ufficiale Una Musica Può Fare, sempre dal loro insegno MPF. Scrivete questi ragazzi, fateli tanti complimenti perché se lo meritano. Ma sì, davvero davvero tanto. Voglio anche ricordare a chi magari ci sta ascoltando e è qui in mezzo al pubblico, a chi magari sta uscendo adesso, a chi, perché fate ancora in tempo, perché è pieno e ci sono ancora, poi voglio dire, è fresco adesso, è fresco adesso, si sta ancora meglio di prima. Benissimo. Vogliamo ricordare che comunque sono in vendita le magliette di Una Musica Può Fare, sono in vendita le caricature di voi stessi come gli omini Lego, che rappresentano l'icona di questa serata. Appena abbiamo finito qua corriamo a farcelo, perché io non vedo l'ora, perché voglio vedere come mi iconizzano e... a me mi fanno un culo doppio, perché alla fine tu sei uguale, sei fattura, identico, esatto. Cioè ti fotografano e... è vero, somiglio un po' a un Lego tesoro. Grazie. Però guarda, ma ancora gente sul palco, ancora gente che canta. Adesso c'è una cosa veramente Lorenzo, bella cosa sono i fratelli Garattoni. Garattoni, cosa cantano? Ti è mai successo? Ma adesso li sentiamo, va là. Se è successo anche voi, ascoltiamolo. Non è vero, non siamo ancora arrivati, abbiamo ancora tanta strada, non siamo in fondo.
possesso di sentirti al centro, al centro di ogni cosa, al centro di questo universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare, e tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi anche fermare, cambiarne il senso della direzione per tornare nei luoghi e il tempo in cui hai trovato ali, sogni e cuore. A me è successo e ora so volare. E a me è successo di sentirti altrove, i piedi fermi a terra e l'anima leggera andare, andare via lontano e oltre dove immaginare. Non hai più limiti, è un nuovo mondo da inventare. Sei così altrove che non riesci neanche più a tornare, ma non ti importa perché è troppo bello da restare. Nei luoghi e il tempo in cui hai perso ali, sogni e cuore. A me è successo e ora so volare. Oltre questa stupida rabbia per niente, oltre l'odio che sputa la gente. Applauso sentitissimo ai fratelli Garattoni, Sara e Lorenzo. Io vi dico solo che la Valle ha i brividi sulla pelle d'oca. Sulla pelle d'oca? Ma hai dato, ti sei azzardato a darmi dell'oca? No, no, perché sembrava. Era per dire d'ocra, io ho detto. Ah, d'ocra, va bene. Alla mia pelle d'ocra. Mi sono saltato in calcio d'angolo, ragazzi. Un po' abbronzata, ma guarda che bravi, veramente. Emozionantissimi. Ma tu questa canzone? Qua? Facciamo fino a sì, finire, dai, magari, questo dice. Stare in bilico è meglio che cadere. A me è successo e ora so restare. Bravi, veramente bravi, è stato bello. Questa commovente, anche perché è una delle ultime canzoni, sì, esatto. Stiamo per arrivare un po' verso la fine. Di questo grande evento, questa grande manifestazione. Noi rinnoviamo i complimenti ai ragazzi di Una Musica Può Fare, a tutti quanti, quelli che agli sono esibiti, agli organizzatori, ai presentatori. Io ci tengo ancora, ne approfittiamo che magari possiamo, forse non riusciamo a farlo dopo. Io ringrazio te, Vale. Ma grazie tesoro, io a te no, però. Perfetto, ringrazio.
ringrazio Samu e Nicky in regia. Ringraziamo Enrico, per a cui abbiamo dato le spalle per tutta la serata. Esatto. È bruttissima questa cosa. Ringraziamo Icaro TV per aver trasmesso in diretta questo evento. Ringraziamo tutti voi che ci state seguendo da casa. Ricordiamo che ci possono rivedere, riascoltare, perché domani dalle ore 21:15 ci sarà la replica di questo evento. Su 90FM oppure su www.radioicarorubicone.it. Ma anche bravo. Lo so, adesso io lascerei la linea al palco perché penso che ci siano un po' di ringraziamenti da fare e quindi lo lasciamo fare proprio ai presentatori di questa serata, a Ole e a Eddie. Qua sul palco. Intanto che salgono sul palco, chiedo diciamo di portarmi anche il regalo per i due Don. Allora, per me il lupo è l'Eugenia. Vai, gli amici della stalla e Perugia Fans Club. Cioè, dalla gente da Perugia. Perugia! Non c'è nessuno. Dov'è Perugia? No. Proviamo. Savignano! Faccio io. San Mauro! Di più, eh? Rubicone Pascoli! Così per provarla. Allora, vai, Ole. Ole, sei un gran figo e l'umo sei il più forte. Venite. Chicca, ti ho visto in televisione, lascia perdere. Questo è il più bello. Complimenti alla coppia Garattoni, ma la Sara gli dà il giro a quell'altro. Vai, l'amorosa di Lori. Un applauso di nuovo per i fratelli Garattoni e un applauso per i nostri due Don che sono saliti qui sul palco, ai quali vogliamo lasciare un regalo da tutti i ragazzi di Una Musica Può Fare. Consegna i regali Fabio Sica. Un applauso per Fabio Sica, grazie. La valletta Fabio Sica. Buon viaggio e buona fortuna. Non so se si può celebrare con quella. Ok, il vostro tempo è finito, potete scendere dal palco. Ma ragazzi, c'è aria. Andate in pace. Ah, vento. E su questa presta che si sta rinfrescando un po' in chiusura, ringraziamo i comuni di San Mauro e di Savignano per il loro patrocinio. Un applauso. Ringraziamo gli sponsor, la Romagna Est, Ortofrutta 3G di Gherardi, Caseificio Rodosio, Alimentari Giovanna Vivo e Antea Luce. Un applauso. E un grande applauso anche per il banchetto aperitivo preparato dal Masci di Savignano e San Mauro. E vi ricordo che vi aspettano ancora altre piadine con la Nutella per tutti i golosi che sono tra il pubblico. E ringraziamo anche gli amici del Mercato Equo e Solidale che ci hanno proposto la loro birra artigianale. Un applauso. Qui ne facciamo tanti. Scaldatevi le mani che ci sono ancora Radio Icaro Rubicone per la replica domani alle 21:15. E un applauso anche per gli amici e gli ascoltatori di Icaro TV, canale 91 del digitale terrestre. Potete rivederci in replica mercoledì alle 21:10. Ne approfittiamo per salutare la nostra amica Ciandana che ci ascolta e ci vedrà sicuramente dall'Irlanda. Facciamole sentire il nostro applauso. La Ciandana ci ha aiutato a curare tutto il nostro networking online, quindi grazie ancora. Al nostro fotografo Silvano! Un applauso per Silvano! Facci una foto, Silvano. Dai, che siamo belli. Un'altra. Basta, che siete brutti. Bravo, Silvano! A Davis per le caricature. E ai ragazzi dell'impianto luci, audio e tutto quanto che hanno lavorato qua con noi oggi e hanno permesso che questo spettacolo, nonostante l'impegno di tutti i ragazzi che suonano e cantano, fosse veramente degno di questo nome. Un applauso quindi a tutti i musicisti, a tutti i cantanti di UMF, in particolare ai nostri saggi che con la loro esperienza hanno aiutato i più giovani e quelli delle prime armi a capire che cosa vuol dire salire su un palco e trasmettere qualcosa. Un applauso per tutti loro. È un grandissimo, immenso, speciale grazie alla segreteria di UMF, tutte le persone che non avete visto sul palco ma sono qua sotto e hanno lavorato davvero tantissimo per questa serata. Grazie in particolare a Lumo e a Baio. E a tutti voi va il nostro applauso e la nostra canzone di chiusura.
Io ho perso la voce, dovevo cantare questa canzone, mi aiuteranno i miei amici di Una Musica Può Fare, perché Una Musica Può Fare cantare anche le persone stonate. Visto che ci siamo, Dibla, possiamo salutare anche noi, salutiamo i nostri ascoltatori, esatto. Salutiamo i nostri telespettatori, gli ricordiamo che lunedì, cioè domani, dalle ore 21.15 ci possono riascoltare in streaming su www.radioicarorubicone.it e sui 90.0 invece, esatto, ci possono rivedere nelle nostre belle figure. Le nostre belle facce. Mercoledì sempre su Icaro TV da partire dalle 21.30, mi raccomando. Canale 91. Canale 91 del digitale terrestre. E quindi cogliamo ancora l'occasione per salutare i nostri tecnici, Samu, Nicola, Enrico. Io ti saluto veramente, è stato un piacere anche lavorare con te. Anche per me, vale. È stato bello, bello, bello. Quando facciamo questi gemellaggi tra programmi è veramente, esatto, una cosa. Ricordatevi anche Lili, Romagna's Got Talent e Icaro Vintage. E Icaro Vintage. Io vado in onda tutti i lunedì sera dalle ore 18 alle ore 19. Io andavo fino all'altro giorno in onda in diretta il martedì dalle 21.15. Adesso basta, lavori, sei diventato un uomo adulto adesso, con delle, esatto, responsabilità. Faccio cose serie adesso. Io direi che tanto noi ormai abbiamo finito, lasceremo fra poco la linea al palco per la canzone, sì, di la canzone chiusura che sarà Una Musica, musica può fare, fare, ma appunto, va, che originalità stranamente. Del grande e se potete vedere tra un po' il nostro Enrico darà appunto l'immagine sul palco, il palco a è tutti strapieno. Questi colori, comunque la maglia verde è quella sono che è andata quattro pullman che poi partiranno per Lourdes. Mentre noi ci andiamo a mangiare una piadina con la Nutella, vi salutiamo, salutiamo tutti. Grazie, vi auguriamo una buona notte. Buonanotte, ciao, ciao. Può fare cantare li 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 la 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 maggiore. Una musica può fare cambiare ni 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 na na na. Una musica può fare. Dove sei? Non mi vuoi? Stai con me. Una musica può fare. Cosa fai? Non mi vuoi? Tanto è uguale. Una musica può fare salvarti sull'orlo del precipizio. Quello che la musica può fare. Tutti quanti! Salvarti sull'orlo del precipizio. Non ci si può lamentare. Con la rabbia
può fare. C'è un palco da smontare. Prima di mandare...